Siamo nel 2022, sono già passati 20 anni da quando il mondo di Yu-Gi-Oh! È entrato nelle nostre vite. Durante tutto questo periodo di tempo sono state create innumerevoli carte, dando così la possibilità ai giocatori di inventare tantissime strategie diverse per rendere il gioco sempre più competitivo. Ma vi ricordate come tutto questo si è evoluto nel tempo? In questa serie io e Seba ci fingeremo due giocatori che, partendo dalle origini, creeranno un mazzo e percorrendo l'intera storia di Yu-Gi-Oh! Lo evolveranno nel tempo. Le regole non sono cambiate, sono sempre le stesse, ma un ripasso non fa mai male. La serie avrà cadenza settimanale e un mese di video equivarrà a un anno di storia. All'inizio entrambi apriremo 5 pacchetti di ogni espansione principale del 2002. Con le carte che troveremo ovviamente creeremo un mazzo, con il quale dovremmo poi sfidarci. Ad ogni nuovo episodio avremo la possibilità di spendere monete per modificare il nostro mazzo. Avremo la possibilità di comprare Structure Deck e Starter Deck al costo di 10 monete l'uno, con la limitazione di uno solo per anno, oppure bustine al costo di una moneta l'una, solo utilizzando però quelle principali. Come si ottengono le monete? La partita vinta sono 10 monete, quella persa sono 4, il round vinto sono 6 e il round perso sono 3. Le monete che non andremo a spendere ovviamente rimarranno nel nostro portafoglio. Ultimo dettaglio molto importante è la banlist. Per evitare i power creep che le carte subiranno col tempo, abbiamo deciso che a ogni nuovo anno di gioco utilizzeremo l'ultima banlist dell'anno precedente a quello in cui ovviamente ci troviamo. Bene, fatto quindi questo piccolo recap, vi diamo il bentornato a Il Viaggio del Duellante. Ed eccoci qua, terzo episodio di questo 2012. L'ultima volta ho perso 2-0. E purtroppo, ahimè, devo ammettere che non è girato per niente bene il mazzo. E ho notato di avere un po' troppe magie trappola forse rispetto ai mostri. Quindi poi andrò a modificare un attimino anche questo dettaglio. Per il momento, avendo solamente 10 pacchetti, cioè 10 monete, le utilizzo tutte sempre per i nostri 10 pacchetti di Abyss Rising. Allora, sperando quindi di andare a potenziare ulteriormente il reparto Mermaid, magari con un Megalo, che sarebbe tanta roba. Partiamo subito, primo pacchetto, un bellissimo 0 assoluto, cioè proprio niente. Poi un'altra scaglia del Kraken, che ne abbiamo già più di un playset, perché questa dovrebbe essere la quarta, quindi a noi non interessa. Terzo pacchetto, qui c'è un niente, c'è un'altra Hilde, ma ne abbiamo già sufficienza, scusatemi. Quarto pacchetto, un C32 Shark Dark Drac Vase. Bello. Anzi, lo guardiamo subito. Allora, chiede 4 molte acqua di livello 4. Oddio. Oppure può essere evocato Xyz usando come materiale numero 32. Sì, mettendolo sopra numero 32 e gli eventuali altri materiali. Durante il turno di qualsiasi giocatore, se i tuoi life point sono 1000 o meno, oddio, puoi staccare un materiale Xyz da questa carta, bandire un mostro dal tuo cimitero e targettare un mostro scoperto sul terreno e mandargli l'attacco e la difesa a 0 fino alla fine del turno. Molto interessante, ma addirittura Ghost, scusatemi, ma arrivare ad avere 1000 o meno di life point è equivale più o meno ad avere un infarto. Finalmente la nostra prima Gunde si è fatta attendere tantissimo. Questa qua è molto bella come carta.
viene scartata al cimitero, puoi targettare un mermaid nel cimitero, eccetto ovviamente Gunde, ed evocarlo specialmente. Molto interessante, finalmente era una di quelle carte che anche questa oltre a Megalo avrei voluto trovare, magari in più copie, ma ahimè ci riduciamo a una. Poi qua troviamo un Lung, ma ne abbiamo già tanti. Settimo, qui c'è un altro Spellbook of Eternity, ma ormai la strategia Spellbook si va a quel paese, perché escono tutti quest'anno le carte forti Spellbook e noi ci siamo diretti sulla strategia Mermaid. Poi qua troviamo un altro Turge, che potrebbe essere una buona carta da aggiungere. E ultimissimo un altro Turge, quindi niente Megalo purtroppo, niente Megalo, peccato perché è veramente forte quello lì. Non mi ricordo bene l'effetto, ma è veramente forte, un 2-4 che dovrebbe può essere evocato mandando due mermaid e poi tributando un mostro d'acqua, può attaccare due volte se non sbaglio, quindi è veramente forte. E niente che dire. Allora, abbiamo un piccolissimo supporto, purtroppo veramente piccolo, che è la Gunde e almeno il secondo Turge, penso che loro due li andrò a inserire. Poi questo lo posso mettere nell'extra, tanto spazio ce l'abbiamo, ma prima di avere 4 livelli a 4 mostri acqua di livello 4 diventa lunga la situa. Niente, detto ciò, io adesso vado a modificare il mazzo e vi lascio Seba col suo unboxing. Eccoci qua, episodio 43. Allora, io sono contentissimo di come sia andato l'episodio scorso. Unboxing fantastico e partita gestita benissimo. Infatti siamo riusciti con la nostra strategia Giargia quasi completa a vincere 2-0. Max è stato, c'è da dirlo, abbastanza sfortunato con le sue mani iniziali, purtroppo. Però comunque la nostra strategia si è fatta valere ed è stata veramente consistente. Dicevo, quindi abbiamo vinto 2-0, 22 monete guadagnate. Cosa andremo a fare? Ne utilizzeremo 20 per aprire 10 pacchetti di Return of the Duelist e 10 di Abyss Rising. Questo perché ci servono ancora alcune carte per completare la strategia Jar Jar. E però vorrei anche incominciare a cercare carte XYZ generici che si trovano in Abyss Rising, tra cui Abyss Dweller e Cowboy Gagaga, che sono entrambi dei rango 4 generici molto molto utili, delle staple veramente utili. Quindi io direi ciance le bande e bande di ciance, partiamo con l'unboxing. Vediamo un po' se il sito sarà magnanimo con noi. Primo pacchetto di Return of the Duelist, partiamo con una Ultra, il robottone che abbiamo già trovato, che fa letteralmente schifo. E secondo pack abbiamo la controtrappola dei Madolce, che già abbiamo in grande, grosse quantità. Terzo pacchetto, uno Spellbook of Widowsm, che già abbiamo trovato. Quarto pack, un Zexal Weapon Phoenix Bow, quindi niente di utile. Quinto pack, ottimo, quindi terza armor, buono così, quindi le armor le abbiamo trovate tutte, ottimo, veramente ottimo. Sesto pack, un altro Albirdich, basta, hai rotto i coglioni. Settimo pack, settimo pack, tanta tanta roba. Il secondo Gear Gigant X, wow, veramente. Ottavo pack, un altro di questi robottoni inutili. Nono pack, abbiamo un altro Arverde, cioè ormai ci abbiamo due playset se non sbaglio. E ultimo pacchetto, e niente di interessante, però io direi che è stato veramente un ottimo unboxing. Passiamo ora ad Abyss Rising, vediamo se avremo un po' di culo anche qui. Primo pacchetto, una super, Attack the Moon, però nient'altro di interessante. Secondo pacchetto abbiamo una
Queen Tiramisù Ultimate e anche un Messan Gelato. Ottimo, ottimo veramente. Terzo pack abbiamo una Super Memoria of the Adversary, che non ha fatto male come cartina, quindi ci penserò se metterlo o no. Quarto pack, direi niente di interessante. Quinto pacchetto abbiamo una Justice of Prophecy e nient'altro. Sesto pack abbiamo uno Spellbook of Eternity, ok. Settimo pacchetto un altro Messan Gelato, però ci sta andando un po' più di sfiga con Abyss Rising, peccato. Ottavo pack, terzo Messan Gelato e un altro ticket, però ancora nulla per quanto riguarda gli Xyz che ci servono. Nono pacchetto, niente. Ultimo pacchetto di Abyss Rising e troviamo una carta che farebbe molto felice Max, ovvero l'Abyss Linde. Però a noi non ci serve letteralmente a un tubo. Va bene. Unboxing alquanto, diciamo, fortunato per quanto riguarda la prima parte, che abbiamo trovato il terzo Armor e il secondo Jar Giant X. Invece un po' più sfortunato per quanto riguarda Abyss Rising, non abbiamo trovato nulla di interessante se non il tiramisù se andassimo per il Madolce, però non ho intenzione in realtà di andarci. E peccato, non siamo riusciti a trovare le staple che mi interessavano di più. Va bene, e niente, io adesso aggiungo tutta la collezione. E vi lascio a Max con la sua deck profile e ci sentiamo più tardi con la deck profile. Bene, ho finito di montare il mazzo. Allora, già come potete notare, sono 41 le carte. E voi direte, sei impazzito, perché? Essenzialmente perché non sapevo bene come cosa andare ulteriormente a togliere. E quindi ho detto, ma tanto il modo di sfoltirmelo un po' il mazzo ce l'ho. Quindi non mi sono posto grossissimi problemi. Spero che questa cosa, che le scelte che io abbia fatto, non siano fatali. Quindi direi di cominciare subito e vediamo un po'. Allora, come al solito, una Beslind. Averne di più sarebbe molto bello. Ma su 5 round che ho fatto, l'ho già vista 4 volte, quindi al momento non mi disturba averne una sola. Poi la nostra bellissima Gunde, che quando viene scartata al cimitero ci permette di ribornare un Sirenide dal cimitero. Bellissimo, non limita a nessun tipo di livello, non dice livello tra inferiore, non dice niente. Quindi Sirenide, punto, boh, perfetto. Doppio Turge, che già lo conosciamo, doppio Park, doppio Lung, doppio Abismander e doppia Hilde per i Sirenide. Poi mostri acqua generici, dragoni atlantici, Kodarus, cecchino atlantico, squadra d'attacco atlantica, uomo branchia spinato, Rabka sperone che ci può sempre salvare le chiappette, diva del mare profondo che al momento non trova una vera e propria utilità, sempre per il discorso che abbiamo solamente dei sincro alti, ma non si sa mai. È comunque un altro modo per sfoltirci il mazzo. E fanteria pesante atlantica. Poi, dato che il nostro caro amico Seba ha iniziato a giocare un mazzo, una strategia che evoca tanto special, ci ho piazzato i due Max C, che se riuscissimo a pescare un paio di carte al turno non sarebbe mica male. Buco Nero, Mostro Resuscitato, Libro della Luna, tripla Lemuria, che già conosciamo, Terraforming per darci l'eventuale terreno, e Tempesta Potente. Magie sfoltite parecchio, come potete notare. Ho mantenuto le forse più essenziali, ho tolto recupero, ho tolto riemersione che magari potrebbero essere utili, ma vabbè. Trappole, Abisso Corrente che è
la versione più o meno forte a seconda dei casi di di Tempesta Potente. Aoi, fortissima, se Baci volesse tirare un Judgment su Aoi come l'ultima volta, sarebbe fantastico. Doppia Abissosfera, che l'ultima volta, nell'ultimo episodio, non sono riuscito ad usare bene, perché una volta vuoi che l'ho attivata prima dell'end e dopo 2 secondi mi si è spaccato il mostro, quindi è stato inutile. Poi vuoi che nel mio turno l'ho attivata prima di calare la terreno e quindi mi ha scombussolato tutti i piani. Quindi stavolta spero di ricordarmi come funziona. Poi, richiamo il posseduto, warning, doppio corno nero, che potrebbe essere devastante, doppio corno frantumatore, che abbiamo trovato negli anni scorsi. Questa è la contro trappola perfetta a qualsiasi carta, magia, trappola o mostro, effetto di mostro, che nega, annulla l'evocazione di un'evocazione normale o speciale di uno o più mostri. Quindi cosa vuol dire? Io evoco specialmente, dato che me l'ha sempre fatta, evoco specialmente un qualsiasi Xyz, mi fa corno nero, questo dovrebbe partire e sarebbe un ottimo punto a favore negare un corno nero. E Dulcis in fundo, Force Reflex. Extra, ho aggiunto una sola carta che è lì per bellezza più che altro, perché non avrò, penso, mai l'occasione di farla. Quindi, Drago Frammento, Polvere di Stelle, Rosa Nera, Gaius, Adreus, Tiras, il nostro C32 che abbiamo già letto nell'unboxing. L'unica cosa che dico, richiede 4 mostri acqua di livello 4. E prima di andare a creare 4 mostri acqua di livello 4 ce ne vuole. Però intanto ce l'abbiamo, che non si sa mai. Utopia, Gigante Neve Polvere, Scarafaggio Branco Malvagio, Grenosauro, The Miners e Gachi Gachi. Side, doppia Tour, doppio Corvo, doppio Veil, Calice, doppio Tifone, doppio Trapstan, doppia restituzione in contanti, che l'ho già detto, comunque sarebbe il negate al Judgment o al Warning o a qualsiasi carta che se battiva, effetto che se battiva pagando delle points. E doppio compulsory, perché? Perché ho dovuto mettere 2 carte a sostituzione di Max C, che prima era nella side, e quindi ho detto, i migliori sono i compulsory, perché se ci troviamo in braghe gli rimbalzo un mostro nel deck o in mano, sì, nell'extra o in mano, quindi ho optato per quelli. Niente, questo è quanto, vi lascio a Seba con la sua deck profile e ci vediamo in partita, sperando stavolta di vincere un altro round. Allora, mazzo modificato, anche se modifica è una parola grossa, perché non ho fatto delle grandi modifiche, quindi sarà abbastanza breve la deck profile. La strategia è sempre quella, sono andato semplicemente a mettere 2 carte, diciamo, ottime trovate in questo episodio. E quindi partiamo con i boss monster: Mech Fortezza, fortissimo. Cyber Drago, Going Second, molto forte. Ho ridotto uno il Disturbo Vento Solare, perché ci sta, però non è così incredibile come carta. Mech Fusoliera, fortissima, perché ci ha da subito la mano fortezza. Triplo Arsenale, triplo Acceleratore e finalmente tripla Armatura. Quindi abbiamo il playset anche dell'armatura. Carta veramente forte e veramente, veramente utile. Poi, 1 per di MK2, 1 per di Ricercatore di Frammenti, 1 per del Karakuri livello 4 e 1 del livello 3, doppio Goblinberg e l'Effect Veiler, che schifo, non fa mai. Reparto Spell, Buco Nero, Voltex, doppia Fusione, Mostro Suscitato, Tempesta Potente, Tifone Spaziale Mistico,
triplo dispositivo di salvataggio obbligatorio, forza riflessa, prigione dimensionale, trappola botola, tributo torrenziale, richiamo del posseduto, triplo corno nero e il fortissimo Judgment. Extra, i tre target della fusione istantanea, sincro, livelli 8, dominatore dei pensieri, Stardust, livelli 7, il Karakuri Burei e Drago Rosa Nera. Xyz, abbiamo sempre Adreius, abbiamo sempre guadagna abilità Occhio Solo, ho ridotto a 1 Drago Tono Scintilla, 2 Albir Take e il, diciamo, il rimpiazzo della scintilla è stato il secondo fortissimo ingranaggio gigante X. Infine abbiamo la cronomalia Crononauta Cristallo. Reparto side, doppio golem, triplo mangiatrappole, doppio proibizione, triplo stordisci trappole, un terreno dell'altra dimensione, triplo tornado di polvere e il nostro vento fatato. Ok, quindi questa era la deck profile, io adesso vi lascio al duello e come al solito che vinca il migliore. Ok, ci siamo. Eccoci. Yes sir. Siamo sempre qua. Sì. Più belli che mai. Più, esatto. Che belle, belle. Che poi è bellissimo come tu hai disegnato male. Il mio è disegnato, ma l'ho preso da un sito a caso, l'immagine. Ed entrambi siamo nella stessa posizione. È bellissimo. Non me ne ero mai accorto che le nostre immagini di profilo sono, tra l'altro, nella stessa posizione, ma specchiate. Esatto. Confermo. Perché tu stai pensando verso sinistra e io sto pensando verso destra. Quindi che... No, ci sto. Non ci avevo fatto caso che quella era una mano. Va bene. Pensavo fosse tipo una cravatta, qualcosa. Vabbè. No, no, no. Okay. Cianci le bande, bande alle ciance. Bande alle ciance, unboxing. Com'è andata oggi? Ah, me lo chiedi te, va bene. Ci sta, ci può stare. Nulla okay. Di troppo interessante, però. Buono così. E te? Io ho trovato il mondo. Il mondo, minchia. Il mondo. Il mondo di Patti. No. Sì, non mi veniva niente da dire, meno male l'hai detto tu. Va bene, allora vediamo questo engine del mondo di Patti come funzionerà. Intanto. Intanto il mondo di Patti già ha vinto. Intanto parto primo. Oh, vabbè, già la terrena del mondo di Patti. Scusi, ma che carte del capo? No, zio. Allora, setto 2. Ok. E anche un bel mostro qua. Ok. Determina. Oh no. Oh no. Oh no. Setto 1. Sì. Setto 2. Sì. Setto 3. Sì. Setto 4. Sì. Setto 5. Ok. E passo. È arrivata un po' in ritardo la quinta. sì, non mi faceva cliccare, non so perché. Oh, mi tiri tempo sta potente e piango. Sì, ma piango anch'io. No. Quello è il problema. Tirando tempesta potente piango anch'io. Ci penso, eh? Certo, prego, prego. Allora, qui entra in gioco una meccanica molto particolare che si chiama ricordarsi che cosa ne manca. Questa è molto difficile come meccanica. Io non l'ho ancora masterata, sarò sincero. Ok. Sì, mi piace molto come strategia. Ti garba. Sta potente. Ma anche no. Ok, ok. Allora potrei andare a questo punto per una bisosfera. Certo. Ah, quello me l'hai fatto. Eh.
Devo decidere chi giocarti, ti dirò la verità. Certamente. Perché ci sono delle carte interessanti. Mi sa che però vado per un tranquillissimo, che poi tranquillissimo fino lì, Pike. Poi flippo in attacco Kodarus Ok. e entro in battle se me lo fa fare. Certo. Allora, Gorz è ancora bandito, non mi ricordo, ma io attacco con Kodarus. Va bene. E poi con Pike. Va bene. Mainfield 2, perché sì, esiste una Mainfield 2. Allora, fammi pensare. Qua si va sul classico, no? Qua si va sul classico. Seize. Rango 4, utopia. E qua, per non toglierci dal classico, si picca corno. Ci sta. Allora, scelto una carta. E termino. E in Endphase quella carta scoppia. Lei però è cattivo. Ma qui... qui... non è una grande situazione la mia, purtroppo. Ah, cioè proprio così me lo stai dicendo. Ah, devo attivare, devo attivare la sfera. Che si spacca. Stavolta però vedi che l'ho attivata bene. Sì. Un fenomeno. Un fenomeno o solo dormito meglio? Può essere, Scelto anche la una seconda. carta. Sì. E termino, no, in realtà ho dormito molto bene. Qui però la situazione è veramente, ma veramente tragica. Ti dirò, è veramente, ma veramente tragica. Niente, va di Nand. E se posso dirti la mia, sono contento che la situazione sia veramente tragica quando non riesco a far girare il mazzo io. Allora, qua proverei a fare una cosa. Mostro il suscitato su Non è Pike. male, non è affatto male, sì. E attivo l'effetto di Pike. Scarto squadra, attacco atlantica. Certo. E chi mi addo? Me lo fa dare, giusto? Sì, me lo fa dare. Mi addo. Linde, dai. Vediamo di iniziare a startare qualcosa proprio. Quanto va quel mostriciattolino lì di vela? Perché potrebbe essere l'armatura. E se è l'armatura. No, l'armatura l'avrei già riflippata 20 volte. Ah, c'hai ragione, c'hai ragione. Ah, Magari potrebbe fosse essere l'armatura. l'acceleratore. Sai cosa? Devo rischiare. Battle. Ok. Con Pike così se ha più difesa becco 100 in meno di Certo, danno. ha senso. Ed è un simpaticissimo caracuri. Fatto bene, quei 300 mi avrebbero fatto tanto male. Va di Nemo. Cioè esco dalla battle e va di Nemo. Così ti evito qualche fail.
Mi tocca, mi tocca, o no, o non mi tocca. Sì, quindi sono... Ah, ma io potevo... Ma io potevo fare una giocata e non me ne sono accorto. Sono... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, la giocata l'ho fatta bene. La giocata l'ho fatta bene, però potrei fare un qualcosina di più. Va bene, ci si prova. Mostra svitato. Su il... sì, sul Codarus. In chain faccio max C. Ouch. Farei... proverei a fare Stardust. Si becca un corno nero. Immaginavo. Allora, set un mostro e vado in end. Va bene. Va molto bene. Attivo terraforming. Prendo Lemuria. Sì. Attivo Lemuria. Sì. E in catena attivo abisso corrente. Sì. Immaginavo. Ora vediamo un po'. Attivo un'altra Lemuria. Certo. Entra in battle. Picchio. Era un utilissimo Veil. Era un utilissimo Veil. Allora picchio con Linde. Sì, sì, sì. Va bene, secondo round. Provo a partire prima io stavolta. Va bene. All-in, mi stai dicendo? Mi stai dicendo all-in? Va bene. Mi tocca Normal Karakuri. Ok. Fusione istantanea. Ok. Carbonara. Ok. Stardust. Ok. Proibizione. Cosa mi stai dicendo? Volevo chiamare Umi, però non me lo trova. Perché non mi fa trovare Umi? Come si dovrebbe chiamare? Tipo Oceano Leggendario? No, ti consiglio Lemuria, perché non ce l'ho Oceano Leggendario, Lemuria. Sai che non mi trova... non mi trova Lemuria. Quello è il problema. Umi. Scambio illuminato. Ah, forse perché lo devo cercare da qua? No, sì, Umi, perché sono tutte considerate Umi. Esatto. Il problema è che non mi... non me lo trova. Ah, che stupidata sta carta. Ah, Umi, ok. Me l'ha trovato. Ok. Giusto? Sì. Vediamo se nel log c'è. Carta dichiarata Umi. Ok, perfetto. A questo punto, setto 1. Setto 2. E setto 3. E va di niente. Capaletta però. Cioè. Ti sei... bunkerato. Ma guarda che sono due mani terribili. Queste qua. Cioè, è la seconda volta che parto con solo il Karakuri in mano. Cioè, non sto vedendo in macchina. Ma... doveva andare così. Qua devo pensarci bene, perché... qua devo pensarci bene.
Molto bene. Perché tu lì sotto un negage l'avrai di sicuro. No. Al 96% ce l'ho. Quindi. Sette un mostro. Ok. Sette un mostro, sette due carte. E tre. Battle. Provo a attaccare. Va bene. Ok, quindi un pike. Main phase 2. Scusami. Setto una carta. E provo ad andare in end. Va bene. Wow. Mani in alto, questa è una rapina. No! Tra no! Dust shoot. No! Fammi vedere cosa stai combinando lì in alto. Guardalo! Allora, fammi un attimo leggere le carte, perché in teoria la carta la so, quella quale... Ah no, certo, perché sono i mostri. Sono i mostri però. Mumble. Chissà cosa ti manderò al civile. Ti rimando nel deck. Via. Via, via. Dragoni atlantici. Pussa via. Purtroppo è solo mostri, sennò ti avrei chiaramente fatto mostro suscitato. Interessante. Quindi se io te lo attivo, fammi capire una cosa. Sì, purtroppo... Io prendo il cane. Sì. Qua, no? Ci sta. Tu dici, ci sta, no? Sì, poi puoi fare sincro setto. Esatto. E chi fai di sincro setto? Un sincro che di sicuro si beccherà un corno nero o un judgment. Ok. Ti vedresti l'effetto? Forse ho missato il timing. No, no, giusto. Provo a cenare Stardust. Infatti ho cenato il timing. Ho filato il timing. Ah. Ah, me la distruggi anche? Sì. No, sì, ho filato il timing allora. Sì. Va bene, quindi niente. Stai pensando tu, scusami. Ah, sì, scusami. Vado in end. Quindi end phase, in teoria, Gigetto dovrebbe tornare sul terreno. A meno che non c'hai qualcosa per negarlo. Sì, te lo nego. Puoi farmi avvertimento, ouch. Quindi non dovrebbe più tornare? No. Purtroppo. Non torna più. Oh, oggi io con i top deck faccio letteralmente vomitare, quindi vado in end. Veramente, non sto vedendo mostri. Sarebbe molto divertente giocare la partita se solo vedessi i mostri. Già. È quelli che allora, tu in mano c'hai Max C, questo me lo ricordo. Quello sì. E tu hai pescato però l'Abyss Lung. Un okay. Mostro, quello che la vede lunga. Quello che la vede lunga. E proverai a farti 1005. Prego, fai andare. Oh no.
è diventato Musiani da Bislung Beatdown. Vado in Memphis 2, faccio le cose una alla volta, così se vuoi attivare qualcosa. O così se Max C mi vuole, mi chiede continuamente se va Max C, almeno io lo prometto. Dico 26 volte di no. Tipo, ora. Dovrei chiedere, dovrei dirgli di no, ma perché non me lo prendo? Così allora. No. Una carta? No. Ci buccheriamo qui, eh. Eh già già. Va di niente. Qui anche un mostro in te. Sì. Oh, beh. Beh, che bella questa. No. Beh, che bella. No. Ti prego. Beh, che stupenderrima. No, tempesta potente in top deck, no. No, 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 no. Avrebbe fatto malissimo. Linde. Ma porca Eva. Oh, comunque. La vedo sempre, vado in battle. Prego. Attacco con Linde, ovviamente, che è un bel 1008. Sentila com'è potente questa Linde, sentila. Per me è più potente forza riflessa. Sì. Sì. Minuto. Va bene. Attivo Linde. Certo. Non mi è piaciuta molto come come mossa da parte tua. Sei cattivo. Vabbè, può capitare. Dai. Allora evoco un... Com'è che lo evoca in attacco in difesa? No, come voglio, perfetto. Un Abyssmander in difesa. Oh, ok. E vado in end. Ok. Oh, grazie al cielo. Alleluia. È successo. Finalmente. Finalmente. Allora, facciamo le cose fatte bene. Prima di tutto, tifoni sulla settata. Vabbè, allora la tiro in catena, dai. Va bene. Sa mai che incontro la mente. Vabbè, flippiamo in acceleratore. Oh mio Dio, secondo te. Tu hai una carta in mano. Allora dai, te l'attivo Marci. Sa mai. Va bene. Va bene. Allora. No, perché così almeno smette di chiedermelo. Norma l'armatura. Hai fatto Maxi, quindi mi faccio il flip sull'armatura. E ci sentiamo al prossimo turno. Ci sto, ci sto. Setto una carta. Ok. Dammi. Flip armatura. Mm-hmm. Effetto armatura. Mm-hmm. Mi addo un altro Giorgino. Cheese. Robottone forse. Gigante. Forse. Prende qualcosa? No, no, no. No, lui è ok. Perfetto. Stacco. Mi aggiungo... Come funziona questo? Ok. Mi aggiungo una Mac fusoliera. Mm-hmm. Scusami. Normal Mac fusoliera. Sì. Perfetto. Mm-hmm.
Miaddo. Fortezza. Un bisonte. Ok, ci sto. Effetto bisonte, scartando lui e un arsenale della mano. Sì. Effetto fusoliera di equipaggiarsi al bisonte. Certo. Battle. Sì. 2003 sul 2000. Ok. Bisonte diretto. E io attiverei richiamo. Ok. E richiamerei sempre Lind. Ok. Attacchiamo Lind. Meno male che lo metti in attacco. Ah, papà. Non potevo neanche scegliere, purtroppo. Eh no, lo so, infatti dicevo, meno male che me lo metti in attacco. Ti evochiamo di bello. E mi prendo... E mi prendo Turge, bianco. Che di per sé non fa un cavolo, ragazzi. Perché non ho carte da scartare. Perché non hai carte da scartare. Ok, va bene. Vado in end. Ok. Però... Cacci... No! Non si dice. Normal Pike, che anche lui non ha effetto. Certo. Però hai due bei livelli, 4. Ah beh sì, beh ci faccio tanto. Che però, attenzione. Cos'è che faceva Fortezza? Se lo targhetti con l'effetto di un mostro ti guardo la mano, che è un po' inutile, e ti scarto una carta. E quando viene distrutto in battaglia spacco una carta sul terreno. Attiverò Mander? Lo banno e aumento i livelli dei miei segni di 1. Giusto, ok. E ora faccio Adreus. Uff. Ok. Mi becco un corno. No. Allora attivo l'effetto. Certo. Attaccando Turge. E fusoliera da cosa lo... No. Protegge da entrambi, battaglia o effetto di carta. Che paletta. Comunque fortezza. Ok. Entro in battle. Sì. E picchio il va bene. Prigione cattiva. Normal ingranaggian. Battle. Ah sì. Ingranaggio gigante. E il nostro solito boss monster. Per l'Italia. No. Uff. No, cazzato. 200 punti. E lui però. Pensavo fosse 2005 anche. È sgommata. Gigante. La sgommata. Ok, da un po' di tempo che non arriviamo sull'1-1, comincio io. Prego. Che poi è un po' di tempo, la volta scorsa, va. Esatto. Carte interessanti. Lui. Ok. Setto mostro. E due carte. No. Aglia. No! Questa è stata fatta. No! E niente. È il terzo round. Non lo vinse Max. No, ma la parte bella è questa. Ma Dio. Cosa c'hai? C'hai un altro tifone. Mamma mia. Non ci credo, ho mischiato. No, vabbè, Max. Setto 1.
assetto 2. Belli quei due tifoni. Setto un mostro. Guarda che i due tifoni erano fortissimi. Che vabbè. Erano veramente forti. Vabbè. Che due scatole. Allora. Farò una roba del genere. Tempesta potente. No. Per due carte. Partiamo bene. Per due carte non mi sembra. Dici non è abbastanza stonks per due carte. Però faccio una cosa ancora più stonks che mi manda nei casini. Fuori di testa. Sì, assolutamente. Normal squadra d'attacco atlantica. Ok. Flippo Abismander. Oh no. È enorme. 2002. Sì, ma lui ha 100. Entra in battle. Attacca con Abismander. Sì. Però sta giocata è buona, perché sennò non ci andavi mica sopra. Ah. Allora ti faccio 100 diretti. Fa malissimo. Sai cosa ti dico? No, preso no. No, ti faccio richiamato da... No, ma si... Non si dice. No. Vuole riattaccare? Ma no. Sei cattivo, però. Manca bene. Dammi. Mi dispiace. Bello tifone. Molto forte tifone. Devo ammettere che è stato veramente fortissimo. Normal acceleratore. Ce l'ho fatta vincere io quella partita. Allucinante. Mi sto... Questa ha fatto male. No. Sto pensando a cosa fare. Però sai che voglio il value. Andiamo per il value, andiamo per altro. Non so poi tu cosa hai sotto. Sotto dove? No. Vediamo. No, va bene, dai, andiamo per il value. Faccio Xyz, stavo pensando se fare Stardust oppure lui. Però ha più senso fare lui. Stacco Karakuri e mi addo un... cavolo, potrei addarmi lui. Direi molto meglio. Mi addo una fusioliera. Vabbè, battle. Chiaramente picchio. 2-2. Oh. Evadimento. Se questa carta viene scartata, se questa carta viene scartata, se questa carta viene scartata, secondo te ho la carta che me li fa scartare? Ovvio che no. Due scatole. Hai dimenticato la parte in cui dici se questa carta viene scartata. Ah, giusto, scusami, se questa carta viene scartata. Avoco Lung. Ok. Zio cantante Lung. No. È molto lungo. È molto lungo, dici. Quel zio cantante. Faccio gigante neve polvere. Che fa questo? Una volta per turno puoi staccare materiale, arriva a qualsiasi numero, mostri acqua dalla tua mano e metti questo numero sui segnalini. Mostri non acqua, perdono vacca. Ok. Attivo. Ha senso. Staccando Mander. Sì. Mi rilevi 3. A questo punto perché non rivelarti 3? Dato che tutti e tre devono essere scartati, ma nessuno di tre può essere scartato. Ma su Knull... Aspetta, scusami, distribuiti sul terreno. Ah, i mostri in acqua. Quindi li posso mettere anche sul mio. È tanta roba. Così, se riesco a buttartelo giù, i tuoi rimangono sempre più bassi. Eh sì,
Entro in battle. Sì. E mi becco questa bellissima prigione dimensionale. Sulla dichiarazione d'attacco? No, dai. Lascio passare. In Damestat? No, dai. Lascio passare. Kalut. Kalut. Chiami fortissimo. Temi. Tipo Kalut robotico. Kalut con la voce robotica. Sì, è bellissimo. Buco nero. No. No. Non mi hai dato la possibilità di scartare. Fusolera, effetto, fortezza. Fortezza, scartando l'estesa e il riciclatore. Ash. Ah, forse fortissimo sarebbe Ash. Ed è ancora peggio per te. Monster Reborn. No, vabbè. Facciamo... Sì. Il Karakuri. Ah, perciò vorresti prendere il mio gigante neve pollo. È stato fortissimo. No, no. Facciamo un bellissimo Stardust. E entro in battle, penso sia una board abbastanza carina. Nulla da dire. Tu hai tre carte che devi scartare per attivare l'effetto, quindi... Per se questa carta viene scartata. Per il momento sono abbastanza tranquillo e va di niente. Molto bella la mia mano, sai? Sì, sì. Dici, ti fa impazzire. Sì, 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 strogo totale. C'è tu un mostro. Ok. Di quelli che devi scartare. Oh no. È arrivato quel momento, Max. È proprio lui. Normal Goblin. No! Effetto. No, Goblin Bag, no. Già. È obbligatorio il Karakuri. Mi è venuto un colpo. Faccio Synchro 7 per Drago Rosa Nera, di cui chiaramente attiverò l'effetto. Beh, certo. Ma anche domani. Poi entro in battle. Sì. Con Stardust attacco. Sì. Attivo l'effetto di Hilde, meno male. Vuoi evocare specialmente un mostro dalla mano, ok. Faccio Black Rose. Sì. E finisce qua. Fortezza. E passo. Sarebbe stata Lethal, ho sbagliato. C'era una giocata straforte da poter fare. Vabbè. Perché sei così? Cosa mi può fare questo? Dai! Dai! È imbarazzante. Guarda! Oh no! È quell'attacco kamikaze. Sì. Perché è veramente scandaloso. Veramente tanto. Veramente troppo anche. La porca paletta. Vabbè, niente. Ok. Eh
sai, fanteria pesante, molto pesante. Ammetto. No. No. Va bene. Battlestep. Mi faccio tifone sul richiamato del posseduto. Ehi, Max. Si termina. Allora, c'è da dire che il doppio tifone sarebbe servito fin lì perché avevo tifone e richiamo. Quindi mi contestavi il richiamato e basta. Ah, vabbè, però sì. Ti ho fatto vincere il richiamato. Eh sì, perché poi sono riuscito a partire. Vabbè che poi il top deck erano buoni, perché ho pescato Goblinberg e ho pescato Monster Suscitato. Quindi nel senso, un modo o nell'altro di ribornare il Karakuri ce l'avevo. Quindi te la sei trollata completamente. Perché avresti fatto tifone sul mio tifone e poi tifone sul richiamato. Quindi mi prendevo quei 2300 del turno, però io poi top decavo Mostra Citato e facevo lo stesso. Sì, non sarei andato poi per lo Stardust, ecco. Diciamo che non avrei avuto lo Stardust. Però boh, non so, io non so cosa hai pescato adesso. Avevo Turge, che è quello che mi fa scartare un mostro acqua e riprendermi un mostro acqua dal cimitero. Ok. Facevo un paio di cose, perché se io riuscivo a tenermi in mano... Conta che io avevo buco nero dal turno 1, eh. Ok, niente. Cioè, conta anche quello. Come non ho detto. Va bene. Va bene, allora cos'hai trovato di bello che hai detto che hai trovato il mondo? No, niente, non ho trovato niente. Sai che io invece ho trovato la seconda, perché ho aperto 10 pacchetti di anche Abyss Rising perché volevo trovare tipo Mago Cowboy Gagaga o altre cose, e invece ho trovato la seconda Abyss, quella che... il floater, quella che vedi sempre in mano. Abyss Sfera. No, Linde. Sì, Linde. Quella lì. Ne ho due, che non me ne faccio nulla. Infatti ho detto, questo me sarebbe dai stato una. Contento Max. Poi, sì, non te l'ho fatto vedere. Io ho trovato il secondo ingranaggio gigante. Ne ho due. E no. Basta. E io ho trovato lei, sì. Quella che vedi nel mio cimitero, che insomma, Hilde, non lei, insomma, questa qua. Quella Hilde. Coda arancione. Ah, Abyss Gunde. Sì, Gunde, scusami. Ho capito. Non è male alta Gunde, eh. Che è rara e... Ah beh, ma conta che anch'io il Jar Jar, l'MK2, che è raro, ne ho solo uno. Infatti dovrò aprire altri pacchetti per cercare di trovarne almeno un altro. Cioè, almeno due li vorrei avere di quelli. Anche perché lui è MK3. Sono gli unici due gli unici due Jar Jar livello 3 forti da poter usare in combo. E quindi, cioè, se non trovo quei due lì, nel senso, perdo metà della strategia Jar Jar, insomma. Quindi, sì, spero di trovarli. Va bene. Niente, do lei il... No, prego, facci lei. Facisco io, ok, facisci va bene. Facisci tu. Allora, se vi è piaciuto l'episodio, facisco io, va bene. Se vi è piaciuto l'episodio, lasciate un like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Instagram, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e come al solito lasciateci sapere nei commenti, insomma, se vi sta piacendo la serie, cosa vorreste, magari qualcosa da modificare, qualche consiglio per i mazzi come al solito. E niente, io direi di aver detto tutto, noi ci sentiamo alla prossima, ciao ciao! Ciao!